Vorrei con lei, Cacciari, aprire il capitolo del ministro Boccia, ministro delle regioni, che ha annunciato in pompa magna 60.000 cosiddetti assistenti civici, pronti ad aiutare i sindaci per tenere sotto controllo le varie movida, gli assembramenti, eccetera, eccetera. Nel giro di un'ora è stato smentito da praticamente tutti rappresentanti della sua maggioranza, anche dai vari ministri, in particolare dalla ministra dell'interno Lamorgese. Ora, come si spiega lei una gaffe? Perché, chiamiamola gaffe, non so come si possa chiamare, perché si presume che prima di fare un annuncio di questa portata un ministro ne parli con i suoi colleghi del governo, o no? Ha letto qualcuno il decreto incautamente chiamato di rilancio? L'ha letto? 260 articoli per 80 decreti attuativi, cioè l'esaltazione dello statalismo, centralismo burocratico amministrativo, che è il male atavico di questo paese. E questa è questa mentalità, questa cultura genera poi alcuni ridicoli mostriciattoli come la proposta di Boccia, ma è inevitabile che sia così. Invece di concentrare le poche risorse su alcuni filoni, concentrarle lì, l'incerottare tutti allo stesso modo dalle Alpi all'Ilibeo, senza tener conto, senza articolare, senza differenziare, senza tener conto di nessuno dei pensieri che in qualche modo sono stati pensati per riassestare questo sciagurato paese, non so, dai Cassese ai De Rita, eccetera, eccetera, no? Tutto uguale, questa pretesa al punto di dirigere tutto dall'alto, top down, questa negazione di ogni cultura organizzativa minimamente attrezzata per affrontare il contemporaneo. Di cosa si meraviglia? Discutiamo di Boccia, ma vogliamo scherzare? Discutiamo di questo decreto, discutiamo del labirinto, del pedalo, di provvedimenti, di proroghe, di rinvii, il tentativo quasi di andare a caccia della singola cosa, del singolo individuo, con una logica totalmente assistenzialistica, fuori di ogni... Ma vogliamo scherzare? Qui ci sveglieremo a settembre-ottobre e sarà una tragedia.